L'Inter saluta prematuramente l'Europa League. I nerazzurri crollano in casa contro l'Eintracht Francoforte. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signor Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa partita europea, ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram, Simon Signor trattino basso Giallorosso. Vittoria tutto sommato meritata, l'Eintracht ha meritato di più, nonostante anche l'Inter ci abbia provato, ci ha messo tanta grinta, tanto cuore, ma alla fine non è bastato. Pensate un po', Trapp quanti miracoli ha fatto? Nessuno. Quante belle parate ha fatto? Forse una. Handanovic invece ci ha dovuto mettere una pezza tantissime volte e all'inizio è stato addirittura aiutato anche da una traversa clamorosa. L'azione della traversa è proprio la prima del match. Dopo un paio di minuti all'inizio della partita, azione che si sviluppa sulla sinistra, tiro mi pare di Kostic che viene spinto in modo non precisissimo da Handanovic e il primo ad avventarsi. E il giocatore dell'Eintracht prende la traversa, anche se era pressato, quindi diciamo non era facilissimo, anche se da lì normalmente devi per forza far gol. La reazione però dell'Eintracht c'è e quella dell'Inter non c'è, tant'è vero che dopo qualche minuto svarione difensivo clamoroso di De Vrij in fase di disimpegno, non riesce ad appoggiare il pallone di testa al suo portiere come avrebbe voluto, ne approfitta Jovic che fa 1-0. Jovic è un giocatore fortissimo ragazzi, seconda punta fortissima, lo vuole il Barcellona, lo vuole l'Inter, non si sa ragazzi dove andrà, ma quello che è certo è che è un fenomeno. Segnatevi questo nome, Luka Jovic, fortissimo, è del 97, quindi ha ancora ampi margini di miglioramento, sia a livello tattico ma anche e soprattutto a livello tecnico. Allaire leggermente sottotono, nonostante resti un giocatore pazzesco, ma l'Eintracht in generale è una squadra molto 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 forte. Handanovic comunque salva in diverse occasioni l'Inter che ci prova, cerca di attaccare ma non ci riesce. Perisic nuovamente svogliato, Perisic come sempre discontinuo, questa stagione è stato a lunghi tratti discontinuo, tanti bassi e pochi alti per una stagione parecchio altalenante. Molto probabilmente giocherà in Premier League l'anno prossimo. Lo vuole già l'Arsenal a gennaio. Adesso l'interesse del Tottenham pare essere concreto con Pochettino che lo vorrebbe finalmente avere a disposizione, nonostante abbia un parco attaccanti esterni ben vasto, composto dai vari Son, Lamela, Eriksen, che gioca molto spesso anche in quella posizione, magari di trequartista sinistro in un 4-2-3-1. Diciamo che il Tottenham lì davanti non è messo male. Apro e chiudo parentesi, ragazzi. Comunque, l'Inter ora si dovrà concentrare solo sul campionato. Quindi, questo può essere anche un vantaggio a lungo andare. Ovvio che magari, però, gli strascichi di una sconfitta molto pesante per la stagione dei nerazzurri si potrebbero vedere anche nel derby. Non penso che Spalletti venga esonerato, anche se magari Jiang potrebbe essere vivamente deluso dopo l'eliminazione da una competizione a cui credeva veramente veramente tanto. L'Inter ci prova, mette dentro due Primavera, Esposito è bravo, già si vedeva, se ne parla da tantissimo tempo, l'altro onestamente non lo conoscevo molto, non è riuscito a cambiare niente, Ranocchia centravanti, ragazzi, il solito discorso, alla fine l'Inter esce, l'Eintracht va avanti, il Chelsea è di regalo. L'Arsenal a pochi minuti dalla fine stava vincendo 2-0 in casa contro il Rennes e con questo risultato passerebbe, ma domani uscirà il video più accurato sui sorteggi che vi ricordo ci saranno appunto domani ad ora di pranzo, prima quelli della Champions e poi quelli dell'Europa League. Vi ringrazio la visione, lasciate un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao!